Buonasera a tutti, bentrovati per questo nuovo appuntamento con le ali del bruco. Come avete visto, abbiamo iniziato un po' in ritardo e non solo per colpa mia. Francesco, cosa abbiamo da dire in merito a ciò? Va bene, abbiamo cominciato con qualche minuto di ritardo perché siamo riusciti incredibilmente, non mi aspettavo che si poteva fare questa cosa già questa sera, ma ne sono contentissimo, ad attrezzarsi con una persona, Marco, che naturalmente insomma, poi saluteremo, per fare una regia mobile che ci darà la possibilità di osservare direttamente nello studio del nostro ospite, nel laboratorio, che io a questo punto definirei elaboratorio. Tutta una serie di Bello. apparati che in qualche maniera derivano insomma, da questa scienza di Ghina. Però a te adesso presentare il nostro ospite e tutto quello che ne Quindi, viene dopo. certo, possiamo definirla una puntata sperimentale, sia per i Assolutamente. contenuti sia per il modo in cui la presenteremo. Io da diversi anni ho avuto un interesse per Ghina da quando ho seguito ho avuto la possibilità di vedere il servizio andato in onda, credo sulla Rai, in cui faceva vedere come funzionava la sua macchina della pioggia. E da quel momento mi è rimasto come una sorta di appunto mentale approfondire questo argomento. E diversi anni dopo, esattamente qualche mese fa, sono incappata nell'ospite di questa sera. Un amico ha partecipato a una serata, a una conferenza del nostro ospite e mi ha raccontato le cose che aveva portato, i suoi racconti. Devo dire, in un modo abbastanza scettico, non era rimasto, non sapeva nulla di Ghina, per cui è rimasto abbastanza così dubbioso su quello che ovviamente era andato ad ascoltare. Io invece subito ho drizzato le antenne e ho detto: cavolo, questa è l'occasione per conoscere una persona sicuramente interessante. Ho contattato il nostro ospite, sono andata a trovarlo già 2 volte nel suo elaboratorio e mi ha fatto vedere diversi strumenti, mi ha fatto anche provare dei macchinari e sono rimasta molto colpita. E mi è piaciuto molto poter assaggiare la sua passione, la sua curiosità, il suo anche disinteresse nel fare questo tipo di ricerche a cui si sta dedicando ormai da diversi anni. Quindi, con molto piacere, do il benvenuto a Domenico Caputo e a suo nipote Marco. Domenico, Buonasera, buonasera, grazie. buonasera. Buonasera Alessia, buonasera Francesco, grazie per questo invito in questo strepitoso canale Le Ali del Bruco. Non poteva che esserci un connubio con Cambio il Mondo, che è anche un'intenzione che riguarda il cambiamento, la trasformazione. Trasformazione che in me è avvenuta circa 15 anni fa, quando mi sono avvicinato agli studi di Ghina, e poi grazie all'approccio con Alberto Tavanti, che era suo assistente, è stato suo amico assistente per 40 anni, sono stato formato in maniera da gestire al meglio questa scienza particolare che è la legge del ritmo postulata da Ghina. Ho frequentato Tavanti per alcuni anni, poi lui purtroppo è venuto a mancare. Alberto Tavanti è l'autore di quasi tutti i libri che parlano di Pierluigi Ghina. E mi ha insegnato ad applicare la scienza di Ghina agli apparecchi che realizzo nel mio elaboratorio, d'ora in avanti lo chiameremo così. Questo mi ha dato molta soddisfazione perché mi ha permesso di fare un'attività per cui non mi sento mai di lavorare, non mi sembra un lavoro, io sono appassionato a questa attività che mi coinvolge praticamente totalmente, e che negli ultimi anni ho addirittura ampliato perché ho iniziato a fare conferenze, incontri e a mostrare i miei apparecchi in giro per l'Italia e nel mondo. Devo dire che mi dà molta soddisfazione anche per il fatto che ho molti riscontri positivi, non solo online, c'è molto passaparola in questa attività, per cui i miei apparecchi vengono distribuiti alla grande fra persone che li provano e poi lo comprano per i loro familiari, parenti, amici, perché hanno un effetto benefico. Quindi la scienza di Ghina per Ok. me funziona,
Ho applicato poi in altre apparecchiature questa sua tecnica e teoria con grandi soddisfazioni. Bene, bene. Allora, Beh, è aggiungiamo a. partito da solo, è già iniziato senza neanche un via. Bellissimo. No, Allora, nel io prima. frattempo, intanto ringraziamo ancora Marco che ci sta inquadrando scorci del suo laboratorio. È laboratorio perché mi sembrava la cosa più normale, un luogo dove si elaborano idee e si creano cose. Sì, Bellissimo, assolutamente. bellissimo. Ringraziamo Marco per, insomma, darci questa possibilità di lanciare un'occhiata dentro questo. Io lo trovo lo scrigno, che ne so, la caverna di Aladino, una grotta delle meraviglie. Bah, adesso ci arriviamo un po' per volta. Allora, a te Alessia per cominciare la nostra chiacchierata. Ma lui è già partito, ma io volevo soffermarmi un attimo su questo suo incontro con Ighina, tra virgolette. Cioè, quali ci sono stati nella tua infanzia, comunque in tempi più remoti, delle avvisaglie, degli eventi preparatori che ti hanno portato poi a sviluppare tutto questo filone di ricerca? Beh, io mi sono sempre appassionato alla scienza esoterica, fin da ragazzino sicuramente, quindi ero aperto a qualsiasi teoria, non ho mai messo un veto a qualsiasi posizione, no? Ho sempre prima cercato di capirle, di comprenderle e quindi mi sono sempre appassionato alle scienze esoteriche o eteriche o alle scienze di confine. Quindi la fisica quantistica non poteva che essere un campo di applicazione molto interessante. Ho approfondito le ricerche sulla fisica quantistica e sul potere della forma, sulle frequenze di numeri, lettere, e poi che mi ha avvicinato direttamente a Ghina è stato un evento familiare, diciamo, una malattia di una sorella per cui c'era una prognosi infausta. Fra le cose che ho cercato in quei tempi per cercare di aggrapparsi una speranza, c'era anche Pierluigi Ghina, ma non nascondo che a quei tempi avrei creduto anche alla Befana se poteva aiutare mia sorella. Ghina è stato uno di questi incontri, non dico che sia stato quello che ha guarito mia sorella, ma comunque mia sorella sta bene tuttora dopo tanti anni e mi è rimasta questa passione per questo signore che ho visto parlare in video alla fine, no? Ho sentito e letto i suoi libri, ho sentito le sue storie e inconsciamente mi è sembrato di parlare con uno dei miei, con un mio parente, con qualcuno che mi era caro. Quindi ho voluto assolutamente parlarne anche in rete e Alberto Tavanti è stato il maestro che mi ha spinto a proseguire il cammino perché mi ha spiegato che mi avrebbe insegnato molte cose. Infatti la mia vita è cambiata totalmente dopo questo incontro perché ho dato valore a cose diverse da quelle che invece prima consideravo molto importanti. Ecco, la ricerca è molto importante, condividere è molto importante e può dare, cioè togliere quel senso di impossibilità di cambiare le cose. Ecco, se ti dedichi a qualcosa di nuovo, che può essere anche straordinario, la tua vita cambia, la tua vita ti apre mille porte, accadono delle sincronicità per cui tu già comprendi qual è il tuo cammino, perché lo hai azzeccato, hai azzeccato la strada. E a parte delle conoscenze specifiche, il tuo maestro Tavanti, che cosa ti ha passato? Beh, Tavanti mi ha insegnato alcune cose di Ghina, proprio della persona di Ghina, e rimaneva molto sull'importanza che ha il valore etico della persona che fa queste cose. Quindi anche il modo di farle, il momento in cui farle è importante perché tutto vibra e anche l'operato della persona che si mette a fare certe cose è molto importante per trasmettere una posizione, una vibrazione che
che è positiva. Più che la fisica o la matematica, lui mi ha insegnato anche un dato modo di comportarsi etico nel realizzare queste cose. Non bisogna mai creare del danno agli altri, sicuramente. Bisogna fare le cose per sé e per gli altri. Questa era la base, più che altro. Non c'erano leggi particolari oltre alla legge del ritmo e ai materiali, no? Particolari che bisogna utilizzare, i colori, le frequenze e tutto quello che riguarda la vibrazione. Ecco, non c'erano i classici insegnamenti da laboratorio. Tu mi hai detto che in molti hanno provato a rifare, per esempio, l'ERIM, no? Che era il primo, quello che hai fatto per primo, l'apparecchio di Ghina, e che però non funzionano molti di questi, se non tutti. Sì, sì, perché vengono tralasciate delle regole di base nei materiali, nella coloratura dei materiali. Molti strumenti sono fatti con materiali galvanizzati, non vengono usati i colori giusti, vengono sbagliati gli inserimenti delle antenne, vengono mal copiati. Io dico, almeno se copi una cosa, copiala bene, no? Perché alla fine non sono cose complesse da fare, però molti si buttano. Addirittura l'ERIM lo vendono su Amazon per pochi euro, ma non c'è sicuramente la tecnica giusta perché possa funzionare. Ci sono delle regole semplici che basterebbe seguire copiando quello che è fatto, ma copiandolo bene, perché anche i cinesi copiano qualsiasi cosa, però cercano di copiarlo al meglio, no? Sì, assolutamente sì. Qualsiasi strumento io realizzo viene in breve copiato. Dovete sapere che molti attaccano anche il fatto che io non do le istruzioni per realizzare questi apparecchi, ma non si possono dare le istruzioni a chiunque. Anche se Ghina aveva regalato questi apparecchi al mondo, non aveva regalato i progetti, lui li aveva messi a disposizione, ma perlomeno bisognerebbe essere capaci di fare una cosa simile. Non aveva dato istruzioni dettagliate su come farli. Bisognava farli, però bisogna farli con le giuste proporzioni, misure e colori, i materiali. Molti copiano questi apparecchi magari per guadagnare anche qualche soldo, giustamente, ma mettono in giro degli apparecchi che non funzionano bene, non danno l'effetto che devono dare. Molti si cimentano, ecco, senza avere le basi. Beh, cominciamo a vedere, appunto, cominciamo a vedere l'ERIM, che è il primo e il più semplice, tra virgolette. Diciamo che l'ERIM è il più conosciuto. L'ERIM è l'acronimo di emettitore ritmico impulsivo magnetico. Praticamente è un'antenna passiva, non alimentata, che lavora con la luce del sole, anche la luce non diretta, la luce soffusa. E praticamente che cosa fa? Amplifica quello che viene descritto nella legge del ritmo. Le spirali azzurre inferiori rappresentano l'emanazione, la geoenergia, l'emanazione terrestre a polarità negativa. Le spirali superiori gialle rappresentano l'energia cosmica o solare a polarità positiva. E dalle spirali verdi esce la somma di queste due energie, che è la bioenergia o il prana, che lo si voglia chiamare. Avvicinando il palmo delle mani alle spirali verdi, se è fatto bene, senza nessuna ragione conosciuta, c'è un'emanazione di vento fresco che è risaputo anche nelle più antiche religioni e culture essere la sensazione che emana il prana o l'energia vitale. Anche i maestri yogi sanno che quando si aprono i chakra, dalla fontanella sulla capoccione esce un venticello fresco. Ecco, io ho la sensazione che sia lo stesso tipo di energia. Questa energia si diffonde nell'ambiente di casa e ha un raggio di azione di 15 metri in campo aperto, e
dà ritmo e bilancia a tutto quello che è ciclico negli esseri viventi. Quindi pensiamo al respiro, il sonno, il ricambio cellulare, il battito del cuore, i cicli circadiani del sonno, molto importanti per i sogni. Lo strumento è fantastico, se posizionato nella giusta maniera, dà beneficio in una maniera incredibile. E in una casa ne basta anche uno solo. Questo strumento è anche possibile realizzarlo in un'altra tipologia che adesso mostro a Marco, che è l'Erim Terra. L'abbiamo sperimentato per 2 anni, ora è in diffusione. In pratica, questo Erim Terra, al posto della coppa finale che si appoggia su un mobile o su una mensola, questo può essere piantato nel giardino o negli orti. E ne beneficia in particolare la vegetazione o anche un pochino il clima, perché crea un ammortizzatore, un armonizzatore di tutto quello che c'è all'esterno, creando un ambiente favorevole anche per la vegetazione. Di erin noi ne facciamo circa 200 l'anno da 13 anni, e i nostri erin sono in tutto il mondo. Quello Infatti, che io vedete, se Francesco vuol farlo vedere nelle foto dei file, può far vedere. sì. Nella prima foto si vedono gli Allora, erin io ho prodotti. due presentazioni di PowerPoint. È su questa Sì. che. Sì, ok. Sì. Nella prima foto vedi il mio laboratorio e i miei erin, come vengono prodotti in base agli insegnamenti anche di Alberto Tavanti, e poi vedi l'erin originale di Ghina nella foto successiva, che è quello che noi abbiamo a disposizione per fare tutte le nostre valutazioni, no? Questi sono originali di Ghina, quello a destra è il primo tipo, il primo in assoluto addirittura si dice, e quello a sinistra è quello che fu commercializzato al tempo non dai Ghina, ma dai suoi collaboratori, immagino, nel Sì. 2004 Che ancora è era un in. po' diverso, è un po' diverso come colori ed è un po' diverso anche come spessori, mi sembra. Sì. Cambiano gli spessori, i colori, però il primo e il secondo hanno una parità, anche se sono diversi, e sono esattamente uguali come potere bioenergetico che noi misuriamo con una macchina particolare. Sono identici e ultimamente il nostro, grazie a una modifica trovata dopo 2 anni di prove, ha migliorato addirittura il valore bioenergetico di questi due apparecchi. E anche il raggio di azione è passato da 12 a 15 metri. 15 metri in tutti i sensi, nord, sud, est, ovest e in Alto e alto e in basso. basso. Quindi un ERIM è un'antenna che messa in soggiorno, in camera da letto, di cui beneficiano tutti gli abitanti della casa, ma anche gli animali. Sì. Domenico, scusami perché hai fatto un passaggio molto interessante. Per non si sa bene quale ragione c'è questa emanazione di energia, non conosciamo, però non è che questo fenomeno voi non l'avete, magari non ne conosciamo le origini fisiche, ma non è che non l'avete indagato. E quindi indagando questi effetti, cosa avete scoperto? Allora, in linea di massima sempre, quando si porta Erim a casa, non si ha un effetto immediato o violento, non è il cambiamento totale, però in breve tempo c'è un livello di equilibrio nell'ambiente. Quindi l'equilibrio porta meno nervosismo, maggiore capacità di affrontare i problemi che avvengono tutti i giorni, no? Ci sono problematiche da risolvere, e maggior voglia di fare le cose la mattina appena svegli, più iniziativa, più entusiasmo. Questa è una Chiaro. cosa che abbiamo riscontrato. L'unico test che siamo riusciti a fare a livello fisico, è quello di riprendere gli strumenti con una termocamera sofisticata. Per assurdo, Erim emana una sensazione di fresco, ma con la macchina termografica all'interno ci sono 5 gradi in più. Così anche gli altri apparecchi di Ghina. Addirittura. Ecco, Comunque posso anche se c'è testimoniare questa che sensazione di emanazione fresca, avvicinando una esatto. candela accesa, la fiamma non si muove.
Chiaro. Infatti, posso testimoniare questo fenomeno perché l'ho proprio riscontrato anch'io. Oltretutto, c'è un altro modo in cui state producendo l'ERIM, che è il braccialetto. Anche questo, come ho già spiegato ad Alessia mentre era qui, è stato un incontro molto interessante anche col marito. Noi testiamo i nostri apparecchi per 2 anni prima di divulgarli e il braccialetto ERIM è in pratica stato creato per questo motivo. Molti ci chiedevano qualcosa da portarsi dietro per avere lo stesso effetto di ERIM, una spilla o qualcosa del genere. Dopo vari tentativi abbiamo trovato un dispositivo che è fatto in una data maniera e con una certa sequenza numerica dà non solo lo stesso effetto di ieri, ma addirittura maggiore, in maniera da avere la stessa protezione, lo stesso bilanciamento anche quando si è fuori casa. È per questo motivo che abbiamo creato questo braccialetto qui che si chiama ERIM Bracelet. Ed è fatto con giade turchese nei colori come quelli dell'ERIM, no? Sì, chiaro. Sì. Il distanziale in argento e la sequenza numerica a 4-8. Sì. 4-8 è la sequenza che anche nelle più antiche culture viene considerata la protezione totale o la protezione di Dio. Siccome noi abbiamo una macchina particolare che si chiama Hieronymus Machine, che state vedendo, La facciamo vedere noi con questa subito. macchina, Sì. ce ne sono solo tre in Italia, con questa macchina riusciamo a testare gli apparecchi, il valore bioenergetico dei nostri apparecchi. C'è una reazione per cui la piastra dove noi facciamo passare le mani diventa elettrostatica e quindi crea una reazione che ci dice che valore bioenergetico ha l'apparecchio. Ecco, ERIM Bracelet è l'apparecchio più potente che noi costruiamo ed è il Addirittura, meno costoso. addirittura, incredibile. Allora, senti, quello strumento Francesco, che in ovviamente questo. l'ho preso subito. Mi Brava Ale, senti? No, sì, dico brava, ovviamente l'ho preso brava, subito. brava Ale, sei fatto Ne ho presi anche benissimo. due. E lo sto sperimentando. Ma Brava non, ne ho preso Ale. solo uno, infatti, ho abbondato Sì. proprio per verificare. Queste facoltà, lui mi Le righe. aveva avvisato, mi ha detto: guarda, che sicuramente noterai qualcosa rispetto al sonno e ai sogni, e devo dire che questa cosa si è verificata Ti puntualmente sto già mandando di quattro l'ordine, persone. Domenico. Ti sto già mandando l'ordine. Fai conto che ti sto mandando già gli ordini. È Allora, fantastico, Rimbrezza. bene, bene, bene. Allora, torniamo sull'apparecchio che stavamo vedendo prima. Passiamo alla nostra, sì, telecamera. Volevo chiederti una cosa. Ecco qua. Sì, dunque, quello strumento che sto vedendo lì in questo momento sta misurando il campo Serve elettromagnetico. per fare. No, Il sì, raggiamento sta elettromagnetico. misurando. Siccome questo apparecchio, a parte il fatto che è la Hieronymus Machine, ci sarebbe da fare una conferenza solo su E quello, la ma in facciamo. particolare è un emanatore di radiofrequenze molto potente. Pensa che io Ok. non lo posso tenere in casa, perché emana da vicino, emana 6 vol metro, quindi è Sì. molto inquinante. Sì. Quindi questo apparecchio è stato inventato da Thomas Gallen Hieronymus Sì. negli anni 20 in America ed è brevettato, l'unico apparecchio del genere brevettato. È il nonno di tutte le macchine radioniche, dicono, anche se Sì. Thomas Gallen probabilmente sentendomi si rigirerà nella tomba, perché lui non parlava di radionica, ma di energia eloptica. Allora Sì. io ho avuto l'invito a costruirla da un allievo di Osho che mi ha telefonato da non so dove. E mi ha consigliato, guardando il mio sito, mi disse che lui desiderava che io costruissi questa Hieronymus Machine. Io ne ho costruite tre, in collaborazione con un ingegnere elettronico e un falegname. Ne abbiamo una ciascuna, anche il falegname ha avuto diritto alla sua, però tutti e due loro hanno rinunciato a utilizzarla per motivi vari, perché la macchina è anche pericolosa. Sì, certo, assolutamente. Quindi No. io non ho voluto metterla in serie, però ho scoperto che avevo una miniera perché è una macchina che risponde sì o no sulle Sì. questioni e ti dà il livello di bioenergia, quindi io la uso esclusivamente per quello. Mentre Thomas Gallen Hieronymus,
negli anni 20 l'ha distribuita a migliaia di dottori negli Stati Uniti che andavano in giro con la borsa da medico e con la Hieronymus machine, perché manda un segnale quantistico a distanza su un campione e può trattare le malattie vere e propriamente. Ma io non la uso per quel motivo, la uso solo per testare le apparecchiature. Sì. Ok? Chiaro, questa chiaro. Macchina che cos'ha di particolare? Che inquina a livello di radiofrequenze molto. E vi volevo far vedere un esperimento a livello di fisica. Questo non è eterica o esoterico. Sì. Allora, vedete che il valore adesso è messo, è accesa la macchina. Sono 6.000, sì. Tra i 6 e 7.000. Sì. E io prendo un Helios. Sono electron volts quelli, sono electron volts? Qual è l'unità di misura? 6.893 millivolt. Millivolt, ok. Ok, guardate, quando io metto lo strumento sull'apparecchio, ecco, l'Helios comincia a lavorare, cioè l'antenna si ciuccia tutto quello che... Ha dimezzato il valore, ha dimezzato il valore. Sì, sì. Dimezzato in valore. Quindi questo apparecchio qui, l'Helios, messo in una casa dove non c'è tutto questo inquinamento, è l'ideale per abbassare l'inquinamento da radiofrequenze di qualsiasi tipo. È una bomba, questa è bellissima questa cosa. Allora, stiamo parlando di persone che potenzialmente potrebbero risentire di inquinamento elettromagnetico, persone elettrosensibili, diciamo così. E noi abbiamo un amico carissimo, lo sappiamo, Maurizio lo dice sempre, lui sta facendo una battaglia per esempio per il 5G, perché l'inquinamento elettromagnetico su Maurizio stesso, insomma, sta procurandogli molti disagi. Lui addirittura si è dovuto spostare alla città per andarsene in campagna, perché quel tipo di apparato potrebbe migliorare la qualità della vita di persone che in qualche maniera hanno quel tipo di problema. Certo, assolutamente sì. Allora, guardando questo video... No, questo glielo dobbiamo dire a Maurizio. Ho già fatto vedere in rete alcuni pseudo tecnici o scienziati mi hanno contestato il fatto che prova a mettere un pezzo di ferro e succede la stessa cosa. No, vi garantisco che se adesso Marco riuscisse a ravanare e trovare là un cerchietto di ferro e lo mette intorno... Marco lo farà, lo troverà. Guarda in fondo, quanti a te, all'altezza di tua. Allora, se Domenico. Guarda a me, Domenico, fermati, perché sono interessatissimi a sta roba. Io sono cresciuto in un laboratorio di riparazioni TV, mio padre era un radiotecnico, quindi quando sono dentro queste caverne, per me è casa. Allora, ascoltami bene, guardami bene a me. Io sono immerso nei campi elettromagnetici. Capito, no? Certe volte lo sento proprio dopo che sto 8 ore o 9 ore, sento la stanchezza dovuta all'irraggiamento elettromagnetico degli apparati di cui faccio uso. E sono interessatissima ad avere uno strumento che è posizionato qua da qualche parte mi possa aiutare ad abbassare questo livello di inquinamento. No, ma adesso tu tieni presente che lì lo sta abbassando perché la macchina è accesa e continua a pompare. Sì. Esattamente da sotto, in un ambiente normale, anche lì sulla tua scrivania, avrebbe ancora più efficacia, cioè lo abbatterebbe ancora ulteriormente. Adesso ti faccio vedere che mettendo intorno un'antenna, un pezzo di ferro a spirale intorno al rilevatore, questo al limite si alza, non si abbassa. Ok, aspetta che ci andiamo là. Sì. Andiamo. Ok. No, non devi appoggiare, però... Sì, no, ma già si sta alzando. L'avevo visto che già si sta... Fa un po' fatica. Certo, perché con una mano deve tenere il telefonino, con l'altra devo far vedere. Va bene, siamo ritornati a 7, oltre 7. Bravo. Chiarissimo. 7, 9, 8, 8 e 5, 8 e 6, 9, esatto. 9, 10, sta aumentando. Allora, l'Helios è fatto di una spirale di alluminio e di un cerchio di legno.
Volete che mando Marco a cercare anche il cerchio? No, 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 chiaro, chiarissimo, chiarissimo. Allora, no, no, è un dato incontrovertibile. Lo strumento sta misurando un irraggiamento elettromagnetico che ha il suo valore con una spirale di quel tipo, sì, eventualmente si alza con questa forma e con questo dispositivo si abbassa. Riguardiamo, infatti, sta riscendendo. Il dato è incontrovertibile, là lo stiamo vedendo tutti. Naturalmente ringraziamo Marco, Marco, gentilissimo, per questa tua disponibilità, perché ci stai facendo vedere dal vivo. Io non credo che... stiamo facendo un lavoro di servizio encomiabile, incredibile questa cosa, grazie davvero. Prego. E come funziona? Aspetta, Francesco, non è finita qui, perché adesso ti ha descritto soltanto una delle possibilità di quello che può fare l'Helios, perché sono diverse e ancora più sbalorditive. Cominciamo da quella relativa all'acqua e poi arriviamo a quella... Ok. Brava Alessia, grande spunto. Allora, Helios come funziona? Funziona secondo la legge del ritmo di Ghina, perché attira il segnale in un'ottava di colori, parte dal viola e finisce viola, è molto importante. In giro ci sono decine di persone che costruiscono un Erim che parte rosso e finisce giallo, sbagliano i colori, ecco, sono tutte cose che non vanno bene, che addirittura possono creare dei problemi, no? Allora, l'antenna, passando attraverso un'ottava di colori, riceve tutti i segnali e rilascia solo quelli utili alla vitalità e alla vita, quelli puliti. Resetta tutti i segnali sporchi. È questo che fa. Quindi, che cosa fa l'Helios? Informa l'acqua. E negli anni abbiamo scoperto anche che ne resetta le memorie sporche. Cosa vuol dire questo? Che idealmente può essere usato per utilizzare dell'acqua da bere, per energizzare se stessi, da dare alle piante, da dare agli animali e per avere un beneficio. Quindi noi abbiamo scoperto che, a meno che una persona non posizioni Helios davanti a un'antenna della telefonia molto vicino alla casa, oppure di fianco a una industria chimica molto inquinante, di fianco a una discarica o sotto un pilone dell'alta tensione, Helios rigenera anche l'acqua, ok? A meno che non sia in queste condizioni, quindi di dover lavorare contro dei macchinari molto inquinanti, sia a livello chimico che a livello di... che a livello di radiofrequenze. Abbiamo scoperto che quindi poteva anche essere utilizzato per rigenerare l'acqua e togliergli le memorie sporche. Abbiamo pensato anche di farne uno grande per metterci dentro una persona. E allora abbiamo realizzato Super Helios, che se vuoi puoi inquadrare. Certo, arrivo subito, eccolo qua. Bellissimo. A sinistra vedete l'Helios e qui davanti in primo piano. Sì. Questo Super Helios ha un diametro di 50 centimetri, sì. Okay? Quindi ci sta dentro una persona. Sì. Abbiamo scoperto che facendo un trattamento di 21 minuti minimo, poi può anche essere di più, uno si può addormentare sul divano leggendo un libro, basta che ha le gambe e i piedi dentro l'apparecchio. Allora, abbiamo scoperto che ha delle reazioni molto interessanti, si sente subito un formicolio nelle gambe. Poi in conferenza l'ho fatto provare più volte, dopo averlo provato io per 2 anni, le persone che lo testano spesso vanno a far pipì perché gli si smuove qualcosa, poi sentono un brivido lungo la schiena e pian piano escono dal laboratorio ringalluzziti, perché hanno avuto, secondo il nostro punto di vista, una rigenerazione e un annullamento delle memorie negative, sporche, che ci sono nell'acqua dell'organismo. Io non posso fare nomi, ma il Super Helios è la macchina che viene più acquistata dai medici per usarla per loro, perché la prova nel laboratorio hanno degli effetti benefici. Pensate a quanti liquidi abbiamo nel corpo, quindi la ritenzione idrica, la circolazione, il gonfiore, i dolori sono spessi dovuti a un blocco energetico. Helios ripristina questa circolazione e offre la possibilità di stare meglio senza fare trattamenti invasivi, perché io per esempio
mi siedo con i piedi dentro Helios una sola volta alla settimana e ho un beneficio notevole. E altri utenti che possiedono Helios mi dicono che bambini piccoli di 3 anni, sapete che i bambini inconsciamente sanno cosa devono fare. Un papà mi ha scritto che ha portato a casa Super Helios e il bambino che aveva la febbre, senza neanche sapere che cos'era, ci si è accucciato dentro e dopo 15 minuti casualmente non aveva più la febbre. Capite che è una cosa Allora, molto no, interessante? capiamo che è una scienza sconvolgente. Fermo restando che tutto quello che ci stai dicendo, poi io dico sempre, faccio la parte del diavolo. Però siccome credo in questa cosa, mi chiedo, naturalmente ti chiedo, come mai tutte queste meraviglie non riescono a entrare nel sentimento comune, diventare come diffuse, insomma, possiamo usare quello piuttosto che il farmaco, no? No, io non credo che a lungo riusciranno a tenere nascoste queste nuove tecniche. Ci sono macchine anche molto più complesse delle mie che funzionano benissimo e vengono usate anche in Italia da naturopati, da ingegneri, da vari studiosi di scienze di confine e funzionano veramente. E in futuro la vibrazione e le frequenze, sarà il nuovo modo di curare l'umanità, quella che rimarrà almeno. Sì, quella che rimarrà, bravo, bravo, concordo. Allora, senti, io Guarda, sto c'è dando un uno, sto altro dando tema. un'occhiata, sì, sto dando un'occhiata alla Prego. chat. Domenico, scusami, sto dando un'occhiata alla Ci chat. sono. Stanno arrivando una valanga di richieste, naturalmente. Vi diremo come fare per contattare Domenico e poi richiedergli, perché già, se no qua mi picchiano, vengono a trovarmi sotto casa se non do queste informazioni. Vorrei passare un'estate tranquilla, diciamo. Quindi diremo tutto come fare per contattare Domenico e richiedere braccialetti, l'Erim, tutto quello che vi può interessare e di cui questa sera cominciamo, perché a questo punto questo deve essere un incipit e tu dovrai avere la bontà di ritornare più volte sul nostro format e raccontarci magari più in dettaglio. Adesso facciamo una carrellata generale e poi più in dettaglio facciamo, approfondiamo ogni singolo aspetto delle tue ricerche, delle tue scoperte e della strumentazione a cui hai dato vita sulla scienza, sulle scoperte di vita. Senti, Ma ci naturalmente. sono, scusami, io devo Vai. inserirmi perché ci sono due cose importantissime che Pure, fanno perché quelle che abbiamo visto discutere finora com'erano, tutti scusami. noi. Ma tu non sai le altre, perché c'è qualcosa ancora di meglio dal mio punto di vista per le mie esigenze, ovvero questi apparecchi intervengono anche su quello che è l'inquinamento atmosferico. E quando dico atmosferico mi riferisco specificatamente, ad esempio, alle scie. Ah, Per cui dov'è ci Marì? sono, c'è Chiamiamo un. Marì, Marì, perché Questo non Marì, è. Marì sarà sicuramente strainteressata. Vai, vai, Questa non è una raccontaci cosa sta da cosa. poco, infatti, nel condominio ne abbiamo parlato molto. Sono. Sì, ne abbiamo parlato, forse non so se ti ho mostrato il video. Sul mio canale YouTube Altra Scienza c'è un video di un. Non fatto da me, perché gran parte dei test poi vengono fatti direttamente agli utenti. C'è un video di un utente che ha fatto con una telecamera in time lapse la ripresa del cielo sopra la valvolina. Allora, sappiamo già che la valvolina influenza il clima. Mi chiedono se fa piovere o non fa piovere. La valvolina praticamente è come un mestolo della polenta girato nel cielo delle nuvole, ok? Invece del mestolo della polenta, la polenta sono le nuvole e la valvolina fa da mestolo. Che cosa succede? Che le nuvole si muovono e creano un clima mutevole. Il clima mutevole fa sì che non ci sia mai la siccità né la tempesta, cioè non c'è mai il lato estremo della cosa. Il clima diventa più equilibrato, ricordiamoci che Yin è il ritmo, la legge del ritmo crea bilanciamento, no? Il clima diventa più equilibrato e non si hanno più eventi eccessivi. La valvolina, inoltre, muovendo queste nuvolaglie, elimina anche le scie chimiche,
Nel video di quest'utente si vede proprio che si cominciano a muovere le nuvole, si dissolvono, passa un aereo, lascia una scia e la valvola la dissolve immediatamente. Questo succede. Prego. No, dico, tu però mi dicevi, io non so esattamente che fine faccia poi, no? Essendo questo comunque un problema, io so che si dissolve, però non so se va dal vicino. Non ho mai avuto la possibilità di fare delle analisi del suolo per verificare se effettivamente al suolo ci sono delle particelle di metalli pesanti o di componenti che in qualche modo ci mandano in maniera artificiale. E non so cosa succede dopo, quando l'ha dissolta, non so dove vanno a finire. Quindi non direi che non è conveniente dissolverla sulla propria verticale e mandarla dal vicino. Bisognerebbe prima di tutto capire cosa ci stanno buttando giù e dove va a finire quando io la dissolvo. Non credo che scompaia, non posso mandarla nel profondo universo cosmico siderale. Credo che ricada sul terreno ed è per questo che io non insisto sulla faccenda che dissolve le scie chimiche. Lo fa, però non so dove vanno a finire. Ecco, eticamente non posso dire che risolva il problema se lo Chiaro, causa al mio chiaro, vicino. chiaro. Sicuramente crea un clima più favorevole. Io 2 anni fa c'era stato un uragano a Catania ed era previsto un uragano ancora peggiore il giorno dopo. Mi sono messo in gioco e su Facebook ho avvisato gli utenti che hanno la valvolina a Catania, perché io ormai ho utenti ormai in tutta Italia, l'indomani mattina alle 6 di posizionare la valvolina e accenderla in vista del sole. Sarà un caso, però in diretta è stato verificato che l'uragano si è avvicinato a Catania, ma si è spezzato un pezzo, si è dissolto e poi ha girato al largo e si è disperso nel nulla. Quindi effettivamente attivandone 3 hanno avuto un effetto maggiore. Penso che anche questa dovrebbe essere oggetto di studi perché è una cosa molto interessante. Io ho visto che dirà dalla nebbia che se insisti a farla girare, bastano di solito 21 minuti al giorno, ma se insisti a farla girare, tieni lontano il temporale, stai organizzando una festa e non vuoi che piova assolutamente, ormai sei all'aperto. Se la fai girare, probabilmente l'evento andrà a buon fine. Così è capitato fino adesso, in una gara di motocross, alla cresima di mio figlio, in tantissime occasioni, facendo girare la valvolina, ho creato l'effetto. Cioè ho dissolto quella coltre spessa e nuvolosa che c'era sopra casa. Allora, se tutto è nero e c'è in vista un uragano con la coltre spessa, probabilmente pioverà lo stesso con la valvolina. Però in maniera più attenuata. Questo è molto importante per chi ha coltivazioni, per chi ha gente al lavoro all'aperto, a volte riuscire a creare questa situazione. Perché comunque non è che crei danno agli altri, dissolvendo un pezzo di un tratto di cielo di nuvole, tu le muovi soltanto, crei movimento e non c'è più l'evento drammatico. Chiaro, chiaro. Certo, e a Come proposito tu di potete vedere eventi questi estremi, a video? proposito di eventi estremi, mi hai parlato anche di terremoti. Dunque, nel 2011, subito Contavanti, abbiamo realizzato una valvola di terremoti in scala. Allora, quella di Ghina era 6 metri, 3 metri fuori terra e 3 metri, affondati nel terreno. La valvola dei terremoti tutto sommato assomiglia alla valvolina, anzi la valvolina discende da questa. Noi abbiamo realizzato una valvola in scala, ricordiamoci che queste macchine sono come delle antenne passive. Questa valvola dei terremoti è distribuita oggi in 104 posizioni in Italia e dovunque sia stata messa questa valvola non è mai caduta una tegola dal 2010. Negli ultimi anni l'abbiamo anche migliorata, potenziata, grazie a documenti trovati fra persone che hanno conosciuto Ghina, e adesso riteniamo che abbia un raggio di azione di 3,5 km con evento provato di magnitudo 5,8.
Voi sapete che ogni grado di magnitudo non è un semplice grado, ma no, è una scala logaritmica che moltiplica per 1000 la forza del terremoto. Esatto, da 5 a 6 c'è 36 volte la forza, sì, di 5. Certo. Quindi con 5.8 abbiamo avuto un raggio di azione di 3,5 km, con 6.2, che la differenza è enorme, abbiamo avuto una tenuta di 800 metri dal punto di posizionamento. La valvola dei terremoti è presente in quasi tutte le regioni italiane, spesso in zone altamente sismiche. Anche controllando sul sito ufficiale statale INGV, Istituto Nazionale Geofisica, di Geofisica, certo, si può inserire la data di installazione e poi confrontare a pari periodo il numero di eventi e magnitudo prima e dopo l'installazione. Dopo l'installazione è immancabilmente inferiore, e inoltre, anche se avviene un terremoto, chi, i possessori della valvola, che io chiamo guardiani della valvola, perché gli rompo le scatole ogni volta che c'è un terremoto dalle loro parti, chiaramente, mi mandano messaggi di felicitazioni, perché loro hanno il terremoto, magari lo sentono anche i loro vicini, e loro sentono solo un rumore sordo. Questo è molto interessante. Domenico, anche altri effetti che si sono verificati: dovunque, quando c'è un terremoto, vicino alla valvola dei terremoti si sente odore di zolfo, odore di gas, sì, emessi, non sì, può essere casuale. Da quando ne siamo arrivati a circa 90, secondo me sono entrate in risonanza le valvole, e quindi se c'è un terremoto vicino alla valvola di Catania, la si può avvertire anche in quella di Benevento, perché si sente odore di zolfo, sì, o odore di letame. Sono odori che di scarico della macchina. La valvola funziona come una valvola della pentola a pressione, che si apre quando c'è troppa tensione nella pentola. Quando c'è una tensione sotto il terreno, la valvola si mette all'opera e scarica la tensione senza creare danno sulla superficie. Perché mi fai vedere questo numero? No, te lo dico io, perché infatti stavo scrivendo ai nostri amici. Noi abbiamo... L'ha inventato Alessia questa cosa qua, l'ha inventata lei, che è l'eclettica del gruppo. Noi abbiamo uno strumento che si chiama... Tu hai i tuoi strumenti, noi abbiamo i nostri, si chiama brugometro, e praticamente segna il livello di gradimento della puntata. Quando raggiunge un certo numero scatta in automatico la pubblicazione della copertina della live, e la mettiamo nella nostra parete degli Highlander, che è quella che ho dietro alle mie spalle, come una delle puntate più belle di quelle mai fatte. Quindi stavo scrivendo ai nostri amici: forza con questi like, perché questa è una di quelle puntate che merita di essere apposta alla nostra bacheca a memoria di questo straordinario incontro. Quindi, come vedo, si stanno dando da fare. Allora, Domenico, è interessantissima questa cosa, cioè non interessantissima, sbalorditiva, perché, come dire, il costo delle installazioni di queste apparecchiature è infinita, cioè miliardi e miliardi di volte più piccolo rispetto a quelle che la protezione civile deve spendere per l'intervento immediato e subito dopo per la ricostruzione. Abbiamo tutti nella mente il terremoto dell'Aquila, la sofferenza delle persone, la sofferenza, la perdita di affetti cari. Come dire, immagino che, ne so, adesso sto dicendo di un numero a caso, a 30 di queste valvole distribuite sull'Aquila o comunque nella provincia, là vicino, avrebbero di gran lunga ridotto l'impatto, i problemi, i danni, le sofferenze e anche le spese di intervento subito e di post ricostruzione. Non voglio dire cose per cui poi potrei essere tacciato di magheria, cose del genere. Io ho l'esperienza di, non di una valvola, sono 104 le valvole. Basterebbe andare a controllare, ma quando vanno a controllare gli apparati statali negano questo fatto, ma questo è un dato di fatto. I proprietari della valvola, io adesso sono online, e potrebbero tutti messaggiare o telefonarvi se non fosse così, no?
Sì. E invece sono allora, clienti intanto, che... allora facciamo una cosa, perché poi qua... eccolo, guarda, Domenico. Aspetta, ecco. Questo è il cavetto per prendere le telefonate, lo sto collegando, eccolo qua, collegato adesso, fatemi accertare che ci sia collegato. Se c'è anche qualche guardiano della valvola, esatto, online, questo è il numero, chiamare. 353 35 15 604. Anche in anonimato, come volete, sono qua pronto ad ascoltare le vostre testimonianze. Però Domenico, questa è una scienza rivoluzionaria, spiegaci un qualcosa in più sui principi di funzionamento. Perché questa valvola dovrebbe dissipare l'energia tellurica creata dal terremoto? Come fa a catturarla e come fa a dissiparla? Quali sono? Allora, diciamo che per catturarla fa come il parafulmine, ha un'antenna, sì, che adesso qui non si vede. Sì. Che viene interrata una sonda. Ah, dietro stavamo sismica. Vedendo un'immagine di Ghina nel tuo proiettore, sì, alle spalle, eccolo. Sì, 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 quello, sì, sono, sì, io, sì, che faccio tutti i miei esperimenti anche in casa. Mia moglie mi, sì, mi strappa le dice. Beh, ti sta per strappare la carta d'identità tua moglie. Basta, ti disconosce. No, perché io cerco sempre di leggere e informarmi su tutto quello che si dice di Ghina, sì, perché si dicono anche tante cose senza avere senso, sì, no? Però vado poi a sindacarle, a curarle. Allora, anni fa si diceva che la valvola faceva male, sì, averla troppo vicino a casa faceva male. Averla... Allora io ho provato a costruirne una e mettermela sotto il letto per 2 anni. E vi assicuro che può testimoniare mia moglie che stavo benissimo. Sì. E quindi non fa male. La valvola può creare dei disturbi quando c'è il terremoto. Allora, se in un giardino c'è una pianta proprio vicina alla valvola, aderente alla valvola, i gas che escono fuori dal terreno possono fare del male a quella pianta, non alle persone che ci sono intorno, perché effettivamente dal terreno fuoriesce qualcosa di negativo. Ma la valvola non fa male, assolutamente, anzi fa bene. Ghina diceva che le maestre d'asilo portavano le loro classi a visitare i suoi apparecchi, lui gli faceva fare qualche giro intorno alla valvola e se ne tornavano a casa belle ringalluzzite. Queste sono interviste di Ghina dove parla lui e dove dice queste cose. Davanti mi diceva di mettere una panchina vicino alle valvole perché ne avrebbero tratto beneficio, equilibrio, energia. I guardiani della valvola mi mandano foto di piante vicino alla valvola che non avevano mai fiorito, dopo 10 anni iniziano a fiorire, la natura è più rigogliosa. Quando io ho iniziato questa attività, un leprotto selvatico cercava di entrare in casa mia a farsi la tana e grattava sulla zanzariera. A casa mia ci sono rondini, tortore, animali di ogni tipo da quando svolgo questa attività. Sì, è come se aspetta, Alessio, è come se la natura in qualche maniera avvertisse che in quel punto c'è un riequilibrio di tutto e prova come dire, ad annidarsi ancora di più, ancora più stabilmente in quell'area. Sì, esatto. Così è. Beh, ma del resto Alessia è stata nel mio laboratorio. Io non, sì, gli ho chiesto niente. Marco, scusami, facci un'inquadratura generale di questo laboratorio, quanto vediamo questa sala delle meraviglie. Dai, ok, aspettate che andiamo sulla nostra telecamera. Grazie della regia, sei preziosissimo, veramente, eccola qua. Questa veramente è la caverna di Aladino, eh? Questa è la stanza delle meraviglie. Porca la miseria. Noi abbiamo tutti i macchinari tecnici e anche esoterici. Noi abbiamo anche la bacchetta magica, vi giuro, ce l'abbiamo. Ce l'ha regalata un mago che ora non c'è più. Ma che sì, meraviglia. Infatti ho provato cose che voi umani non potete immaginare. Non potete immaginare, torni, c'è di tutto, va bene, incredibile questa cosa. Bellissimo, bellissimo. Vai Alessia, vai. Ma io volevo chiederti questa cosa, cioè che quota di mistero c'è ancora per te rispetto alle scoperte di Ghina e a quello che stai facendo? No, c'è ancora tanto. Allora, prima di tutto stiamo testando un allarme terremoto. Ah, quindi, aspetta. Quindi qualche un dispositivo in grado di avvertirci prima. Da 4 ore a 3 minuti prima. Più è forte il terremoto, più tempo ci sarà. Ma per quello che sto dicendo, probabilmente... avrò dei problemi. Comunque lo stiamo testando.
Sì. Lo sai che sei una persona a rischio? Sì, ma non me ne frega niente. Non ho paura, assolutamente. Questo è tipico dei geni disinteressati, No, e chiaramente. non mi sento un genio. Sono talmente appassionato che non. Allora, ti spiego, a livello fiscale e economico, io dovrei realizzare questi strumenti in un'azienda artigianale. Invece ho fatto un'altra scelta. Siccome avevo paura che mi vietassero di farli, tutti i miei apparecchi sono registrati come oggetti d'arte moderna. Quindi nessuno mi può impedire di fare i miei apparecchi. Sei un Io ho artista. una partita IVA professionale, io sono un artista, i miei sono venduti come oggetti artistici, con la dicitura che No, sei un nessuno. genio, altro che. È una genialata questa. Questa è una genialata, Questa è una veramente. Sono genialata. stati depositati come oggetti d'arte moderna. Io non, a me non frega niente se li copiano, non se usano le foto, chiaramente per millantare cose. Sì. Per esempio, c'è un signore che da anni fotografa la mia valvola di terremoti e dice che la fotografia funziona tanto come la valvola. No. È una cavolata enorme. È come dire esco con una ragazza o esco con la foto di una ragazza. Sono Sì. due cose ben diverse e No, separate. io Bene, preferisco uscire con la ragazza, scusate, le la valvola fotografie. costa chiaramente di più di una fotografia, però gli effetti sono dimostrati e non si può replicare altrimenti. Anche se il CICAP si è già interessato alla cosa, negando che sia Ah, a efficace. proposito, bravo, bravo, dov'è Abbiamo questo un capitolo immancabile. hai aperto un capitolo a cui siamo molto interessati, anche perché noi siamo cultori appassionati del CICAP, lo seguiamo sempre, non ci perdiamo mai una puntata di Polli d'Oro, mi pare che si chiami così, non so. E quando li pubblica i suoi servizi io me li guardo tutti. Allora, che rapporti hai con gli accademici, la scienza, come considerano, soprattutto appunto quelli che provano a fare divulgazione scientifica, con finale, senza La fine. scienza con l'H non ho nemmeno nulla a che fare, chiaramente perché a prescindere siamo esattamente i poli opposti, siamo come delle rette parallele, non ci incontreremo mai. Però, come anche voi penso stiate vedendo, ultimamente li stiamo un pochino facendo saltare sulla griglia. Accademici. Ci sono ingegneri, laureati di ogni tipo, di ogni risma, che sono interessati invece al nostro Sì. lavoro, ma non sono sicuramente quelli che appaiono in televisione, oppure che si rendono noti per qualche motivo. Ci sono grandi nomi anche che hanno le nostre apparecchiature e che io non posso, non voglio dire, e sono studiosi di fama. Non sono quelli che millantano o hanno la maschera, però sono persone che dichiarano quello che sono, quindi hanno già loro le loro vicissitudini, però la scienza non Certo. riconosce chiaramente le teorie di Ghina, anche se non sono solo le sue, Kozyrev, Davidson, ci sono un mucchio di studiosi in giro per il mondo, soprattutto in Russia, che condividono o hanno condiviso le teorie di Ghina, anche se poi le hanno chiamate in altra maniera, no? Allora, la teoria di Ghina è quella che riguarda, come vi dicevo, la geoenergia o energia terrestre a polarità negativa che esce dalla Terra. Chi può negare che dalla Terra esce una radiazione? È certo, no? Si può anche rilevare in alcune regioni d'Italia persino. No, è innegabile perché è riconosciuto dalla fisica che noi siamo investiti da una pioggia di particelle atomiche. E questa è l'energia spaziale, è riconosciuta e anche è stato vinto un premio Nobel su questo. L'incontro di queste due energie può essere manipolato al punto che si può anche risolvere il problema della siccità. Perché uno scienziato che usa in pratica le teorie di Ghina, quindi la legge del ritmo del bilanciamento, ha elaborato un sistema che si chiama idro per risolvere il problema della siccità. Che cosa succede? Agendo sulla componente idrogeno dell'acqua, ne cambia la polarità e l'acqua, invece di cadere sempre verso il basso per gravità, tende a salire per via capillare verso l'alto.
idratando le radici. Io conosco bene questo principio perché l'ho affrontato anche in laboratorio, ma mi sono accorto che era già brevettato. Il sistema è questo, si chiama Hydro ed è un'antenna che posizionata nel terreno per 100 metri di raggio idrata il terreno. Incredibile, pensa quanto acqua che potremmo risparmiare nell'irrigazione. Vedete che anche in questa rappresentazione, guarda se riesci a mettere a fuoco la parte sotto a sinistra, a fuoco, sì, vedete sì, com'è sì. rappresentata? Sì, il, sì, sì. L'azzurro sì, sotto come l'erim, sì, sì. Il giallo sopra, sopra. Sì, sì, perfetto. E il verde la pianta. Sì. Cioè, le cose poi sono dette, basta saperle leggere, no? Sì, sì, questa sì. Segue, è un principio suo, è un brevetto austriaco, ma il principio è sempre quello dell'equilibrio e dell'idratazione. Cioè, che, oltretutto, creando un clima, creando un terreno, una base più umida, si formano più nuvole. Sì. Perché non piove, perché il terreno è secco. Certo. Ma se c'è un'emanazione regolare da parte del terreno, la pioggia aumenta, oppure periodicamente, come è naturale, piove perché si addensano le nuvole fino a creare lo scroscio d'acqua, poi se sì. ne addensano altre, quando c'è equilibrio non c'è l'evento disastroso, la grandine grossa come l'albicocca, tutte queste cose sono cose strane che succedono in questi anni alla grande. Sì. Ma che meraviglia. Senti, ti sei cimentato con quelli che sono in questo momento i dispositivi più diffusi e che in qualche maniera, lo sappiamo, possono dare qualche, insomma, i cellulari, dai. C'è qualche dispositivo che in qualche maniera può ridurre l'impatto dell'inquinamento elettromagnetico del cellulare che stiamo usando con modalità allora, smodate? Quando l'unica modalità che io trovo ragionevole e giusta è usare il microfono, è la modalità gli auricolari. Migliore. Basta, sì, esatto, scusa. Basta non metterlo vicino alla testa per evitare gran parte dei problemi. In casa l'Helios è un'ottima soluzione, basta mettere un Helios e l'inquinamento in casa sarà più basso. Sì. Ma ne basta uno per appartamento, dico, non uno per stanza, quindi uno per, se ha un raggio di azione di 15 metri tutto intorno, voglio dire. Uno per appartamento assolutamente sufficiente, di Helios sto parlando. Sì, Helios sì. Non è 15 metri, è molto di più. No, Helios praticamente ha un raggio di azione che si ferma alla prima fonte di inquinamento pesante, quindi può anche fare 100 metri fuori casa. Il super Helios anche di più. Quindi Helios, per esempio, potrebbe anche bastarne uno per condominio addirittura, se messo nella posizione giusta. Il problema è trovare il condominio abitato da persone con la testa giusta per fare questo tipo di operazione. Sì, ma i costi, stiamo parlando di costi irrisori, c'è gente che li spende per una maglietta, cioè non sono cose impossibili da sì. Realizzare. E la prova che funzionano, beh, a parte voi avete visto questo test, la prova che funzionano io ce l'ho dai feedback dei miei clienti. Cioè parlo perché sento quello che mi dicono loro. Sì. Ci sono persone che hanno più effetto o soluzione ai loro problemi con l'ERIM, altri con Helios, altri con altre macchine come l'ECOS, che è un'altra macchina che abbiamo realizzato, sì. Iniziato a realizzare 4 anni fa, sì. Ed è nata da un test, da disegni che ci ha mandato un'amica di Ghina. Sì. Tu dovresti averla anche nel PDF. Questa è una macchina che emana fa da pranoterapeuta, è come avere per sempre un pranoterapeuta a casa. Ghina nella sua genialità aveva trovato il modo di creare un dispositivo dove le spirali inferiori sono collegate fra di loro e isolate e le spirali superiori sono collegate fra loro e unite alla macchina. In questo modo lui ha creato si chiama emanatore di bioenergia o prana, ha creato un sistema che è simile a ERIM, ma è molto più forte. Con questa macchina si fanno i trattamenti curativi. Ma non è, questo non è un sistema passivo, perché vedo là un interruttore, è alimentato. Infatti, le spirali inferiori sono alimentate solo dal polo negativo di una batteria. Ok. Le spirali superiori solo dal polo positivo. Accendila okay. Con il pulsantino. Sì. Quando l'accendi,
Sì. Ecco, l'emanazione che ha, lui ha considerato sia Sì. comparabile a quella che emanano le mani del pranoterapeuta quando ti tratta. Non so se Chiaro. sapete, quando gira a Sì, destra il sì. pranoterapeuta immette, quando gira a sinistra toglie, per dire, l'infiammazione. Questo con un breve trattamento di 20 minuti aiuta in vari casi in cui non c'è, non si è trovata una soluzione naturale, diciamo. Sì. Vedi, fallo Dove, vedere. aspetta, aspetta, facci capire una cosa, ma quanti sono i campi di applicazione di questi dispositivi? Cioè, abbiamo visto in ambito medico, in ambito terremoti, acqua, risistemazione del clima, cioè che si può fare di tutto praticamente. Sì, basta conformarli nella giusta proporzione fra materiali, nelle giuste frequenze dei colori. Questi oggetti vanno colorati, non va usato materiale galvanizzato, e bisogna usare una. C'è anche una reazione galvanica a cui stare attenti. Nella scala galvanica il materiale più nobile cede un elettrone a quello meno nobile, è molto semplice, sembra una cosa complessa. Quindi il platino cederà un elettrone all'oro, l'oro all'argento. E c'è una cascata di elettroni. Nell'uso dei materiali per realizzare questi apparecchi, che sono semplicissimi alla fine, bisogna considerare anche questo fatto della scala galvanica. La polvere di alluminio che è presente in alcuni degli strumenti non è polvere alluminio come ormai la percepiamo noi, pericolosa, farinosa, questa è granulosa, grossa, ma la polvere di alluminio serve a addensare, accumulare questa energia e poi liberarla al momento necessario. Quindi, per esempio, la valvola dei terremoti ha dentro circa 7 kg di polvere d'alluminio, Sì. ha dentro 4 kg di polvere di ferro, ha dentro il quarzo, le antenne sono posizionate seguendo l'ottava musicale. Ci sono tanti particolari che non sono conosciuti e che vengono lo stesso divulgati da persone senza essere state formate. Sì. Domenico, siamo vicini a vivere in una società la cui scienza è fondata su questi principi e non su questa ormai fisica che veramente rispetto a queste cose sembra come un vecchio arnese ormai quasi inutilizzabile. Oppure dobbiamo aspettare, a tuo avviso, ancora molti anni per vedere questo shift di ricerca, competenza, eccetera, eccetera. Allora, io sono convinto che nella medicina non sarà più possibile negare che vibrazioni e frequenze possono curare. Quindi in futuro queste macchine che nascono per lo più in Russia, queste macchine che dove in Italia abbiamo parecchi scienziati, tecnici che stanno utilizzando, vi faccio un nome di un altro mio maestro che si chiama Giulio Zampa. È un ingegnere di Napoli di 88 anni che ne dimostra 55. Perché È fanno pure molto. ringiovanire queste macchine. Credo di sì, credo che lui le usi per ringiovanire perché è innegabile che ha una mente brillante e ancora gioca Oh mio ancora a Dio. tennis. Oh Quindi mio Dio. ci sono persone in Italia che utilizzano queste macchine. Mi viene in mente la mia amica, fra l'altro, Anna Foglino di Gemona del Friuli, che curano con le biofrequenze. In un futuro sarà innegabile che funzionano e quindi non ci potrà altro che essere un cambiamento. Per le altre cose io non lo so, ho cercato e sto facendo la mia parte. L'evidenza dei fatti non dovrebbe essere controvertita, non potrebbero negare che queste cose succedono e funzionano. Senti, stavo guardando un attimo, sì, infatti, stavo guardando un attimo la chat perché in effetti poi noi in Italia viviamo in una condizione, diciamo, molto particolare. Siamo a ridosso dell'Appennino, ci sono una marea di faglie attive, però, come dire, ci sono anche delle situazioni dove dall'Etna allo Stromboli al Vesuvio soprattutto abbiamo anche delle criticità dal punto di vista dei vulcani. Questo tipo di applicazione potrebbe in qualche maniera aiutare anche a mantenere sotto controllo quel tipo di problematiche. Bisogna lavorare, bisogna. Per certi versi la valvola è un vulcano.
non scarica la lava, ma scarica l'energia in eccesso. Il vulcano fa la stessa cosa. Potrebbe essere interessante. Noi abbiamo una valvola a Catania, nel giardino dell'hotel Romano Palace, è stata filmata da poco, quindi ancora lì. Quando l'abbiamo installata, anche se eravamo a chilometri dal vulcano, poco dopo un metro abbiamo già trovato la lava. Sì. Dovete sapere che quella zona, zona di Catania, sottoterra, appena sotto è tutto lava, no? Sì. Quindi installando la valvola lì, l'abbiamo come collegata all'Etna. Sì. Sì. Bene, da quando l'abbiamo installata è evidente, basta anche lì controllare le date, è evidente che c'è stato un notevole abbassamento di tutti gli eventi tradizionali per quella zona. Anche questo potrebbe essere oggetto di studio. Certo, perché poi alla fine, vedi, una singola persona non è che può fare tutto. Ci vuole, ci vuole uno staff, un'equipe, un gruppo di persone che in qualche maniera progettano, realizzano e poi testano. Un gruppo di studenti universitari. Un gruppo di studenti universitari. Ma se invece di fare progetti di ricerca inutile e mandare le persone a testare il nulla più assoluto, il vuoto delle loro teste, su questo, cioè i progetti scuola-lavoro, si possono fare su questa roba. Si possono fare su questa roba qui. Mamma, Francesco, sto pensando di organizzare un incontro ai vertici tra Domenico e Calcaterra. Secondo me viene fuori, perfetto. È perfetto, brava Alessio. Si può fare, sì, perché noi abbiamo un amico geologo in qualche maniera ispirato anche dalla scienza di confine. Potrebbe essere un ottimo affiancamento per il tuo tipo di lavoro, esatto, e di ricerca. No, è uno sperimentatore, per cui insomma la vedo. Ma mandiamoglielo, Alessia, mandiamolo questo video. Mandaglielo, certo, in maniera tale che lui possa. Beh, io glielo segnalo sicuramente. Le macchine sono qui da vedere, si possono testare. Alessia sa, no? Con semplicità, senza impegno, senza nessuna cosa. Se ci fosse uno sperimentatore veramente interessato e in grado di intervenire in qualche modo per divulgare questa informazione, io sarei più che felice di collaborare. Sì, ecco, perché tra l'altro questa cosa, cioè, tu non è che ti vuoi nascondere, non vuoi condividere, o non sono vuoi far conoscere. Sono opere d'arte, tanto sono opere d'arte. Sì, infatti, è come tutti gli artisti, li vuoi far vedere, li vuoi mettere in mostra, li vuoi... Certo, grande, grandissima sta cosa. Bene, che altre meraviglie possiamo tirare fuori al momento da questa grotta di Aladino? Allora, l'ultima... Il vaso che è l'ultima creazione, no? Allora, in base allo studio online si possono trovare anche dei documenti, in base allo studio Il Fiore di Marconi, infatti Ghina è stato un collaboratore di Guglielmo Marconi, abbiamo elaborato questo particolare vaso che in pratica in futuro credo che pian piano prenderà il posto dell'Erim, perché in pratica lo strumento, l'apparecchio che non so se lo vuoi mostrare, Marco lo sta inquadrando. Sì, arrivo subito, ero distratto un attimo dal... Sì. Magari fai vedere la foto, perché lì ci sono tubi, noi siamo in un laboratorio, bat laboratorio è umide. No? La Batcaverna è quella. va bene, vai tranquillo, non ti preoccupare. Questo praticamente è un sistema di 18, è in sequenza Fibonacci, 18 più un'antenna, costruite con l'ispirazione all'Erim, ce ne sono tre gialle, tre verdi e tre azzurre, basse, medie e alte come nell'Erim, e poi ce ne sono in sequenza, inquadra di nuovo il vaso, Marco, e poi ce ne sono in sequenza tre in alluminio, argento, praticamente scaricano ogni tipo di eccesso di frequenza, quindi inquinamento elettromagnetico, nel quarzo al silicio, in sette strati, con i colori dello spettro solare o, volendo, con i colori dei chakra. Nel fondo del vaso c'è un magnete, per cui resetta anche questo l'inquinamento a radiofrequenze e vibra alla frequenza di 528 Hz, che è la frequenza nota come la frequenza della felicità. Quindi questo in casa, anche in una casa moderna, crea un effetto benefico, salutare, interessante, è da autocostruire, arriva con la polvere prepesata, bisogna dare un dato ordine, seguire delle semplici istruzioni
e si crea questa bella composizione che è benefica per il benessere delle persone che abitano nella casa. Questa Sì. è Ma l'ultima che abbiamo distribuito. perché i chakra sono al contrario? Cioè, nel senso, perché si parte dal chakra più è in alto il chakra più in basso e viceversa? Allora, questa non è fatta seguendo la sequenza dei chakra, ma la sequenza dei colori, e il rosso è il do ed è la prima nota, quindi è un'ottava musicale, deve partire con lo strato rosso più in alto e finire con il viola più in basso. Casualmente è anche il colore dei chakra, però nel caso dell'invenzione specifica, queste rappresentano i colori dello spettro solare visibile. Sì. Perché, come ci ha insegnato Helios, facendo passare un'antenna in una serie di colori con lo spettro solare, si ha l'effetto di resettare tutte le frequenze che sono in eccesso o non coerenti con quelle della vita. Questa Allora, è l'ultima invenzione. bene, fermiamoci un minuto, ti facciamo rifiatare, ma giusto solo un minuto. Allora, intanto naturalmente abbiamo raggiunto il limite, gli oltre 100 like che ci dà la possibilità di stampare la copertina e la appendiamo nella parete degli Highlander, perché questa è una puntata oggettivamente straordinaria. Poi ricordiamo agli amici che ci stanno seguendo da casa che possono mandarci un audio messaggio, un video messaggio al 353 35 15 604 se volete. Insomma, saperne un po' di più, se avete una curiosità, abbiamo l'opportunità di chiedere direttamente a Domenico, che è qui a disposizione, quindi magari lo chiediamo direttamente a lui, o se volete potete anche interagire attraverso la nostra piattaforma di Telegram. Vedo che siete tantissimi anche qua collegati questa sera, quindi vi prenotate, alzate la mano, vi accendo il microfono e vi sentiamo direttamente in audio. Moltissimi ci stanno chiedendo appunto come, dove trovarti, come raggiungerti, come farti gli ordini, ma insomma lo ripeteremo. E questa cosa interessa un po' tutti. Come te la faccio vedere subito questa domanda, anche se noi insomma ci inframmettiamo. Come si fa a diventare guardiani e cosa si deve studiare per imparare qualcosa su questo argomento? Allora, i guardiani della valvola sono i proprietari della valvola, quindi a parte poche valvole all'inizio che ci sono servite per la sperimentazione, quindi ho investito io dei soldi e le ho praticamente regalate, la valvola va comprata e si diventa guardiani della valvola solo per il fatto che si è responsabili della valvola, ma la si è comprata. Si è guardiani perché io in caso di evento sismico nella zona dove ho la valvola contatto il proprietario, perché voglio informazioni possibilmente scritte, e quindi guardiani della valvola diventa così. Per avere informazioni, mi riprendi il libro, informazioni, cominciare a capire come funziona questa energia, il testo più conosciuto è questo, Pierluigi Ghina, Profeta Aspetta. Sconosciuto, Sì. stato scritto dal mio maestro Alberto Tavanti, che ora non c'è più, però la famiglia so che è intenzionata a provvedere a una ristampa del libro a breve. Sì, è sufficiente, Marco. Oppure frequentare i miei canali, la mia pagina Facebook Cambio il Mondo con la C maiuscola, il mio canale Telegram Cambio il Mondo o il mio sito Aspetta, Cambio il aspetta. Mondo. Allora, aspetta che facciamo vedere tutto perché qua. Allora, una alla volta. Intanto ci spostiamo. Questo è il tuo canale YouTube. Altra scienza, Sì, ed altra è uno. scienza. Poi ce l'andiamo su Facebook, lo facciamo vedere subito in diretta, ce l'andiamo qua. Adesso hai detto cambia il mondo e lo troviamo La subito, C ecco. maiuscola tutto attaccato. Eccolo qua, è questo immagino. Non questo, ci deve essere una valvola. Cambio il mondo tutto attaccato. Sì, allora ho sbagliato io a scrivere. Ci deve essere. Adesso non mi salta. Ah, eccolo qua, sì. Sì, Seconda, eccolo qua. questa. Eccolo qua. Ok, quindi qui potete poi trovare tutte le informazioni. Ah, vedo che avevi anche condiviso la diretta, bellissimo, ci sono un sacco di immagini. E poi naturalmente tutti i post che pubblichi danno aggiornamenti sul tuo avanzamento nella ricerca, nuove scoperte, perfezionamenti.
e tutto quello che viene fuori. Quindi segnatevi anche questo qua, cambio il mondo. Mm-hmm. Bene, e c'è poi il canale Telegram anche. C'è il canale Telegram, sì, però adesso abbiamo collegata, abbiamo la diretta, quindi non posso scollegarmi per non fare la ricerca. Lo potete trovare sulla pagina Facebook. Sì, sì. Benissimo, e hai detto che c'è anche un sito? Sì, www.cambioilmondo.it. Okay. Non potevamo, appunto, ho detto, non potevamo non unirci con le ali del bruco, perché tutte e due sono sinonimo di un cambiamento. Assolutamente sì. Eccolo qua. Bene, esatto. Bene. Sì, assolutamente sì. Che meraviglia questa serata, che meraviglia, quante scoperte incredibili che ci sono. Hai visto questa, quante cose. Questa è la foresta che cresce a dispetto dell'albero che cade, che magari non si sente, non fa tutto il rumore, il frastuono, però c'è una foresta di bellezza che sta venendo fuori e noi siamo onorati, privilegiati di poter partecipare in qualche maniera a questa crescita meravigliosa, di tutti noi. Allora, andiamo a vederci ancora quello. Domenico! Hai detto che insomma ti senti ancora come uno studente, si vede dalla faccia, tu hai come uno scolaretto sempre alle prese con qualche scoperta nuova. Questa, sì, è, questa, sì. Questa è l'energia. 10.000 cose in mente da fare. Cioè, ancora, avevo capito. Io ho 60 anni già, però mi diverto come un bambino. È questo, sì, sì, avevo capito che c'era questo dietro che ti animava. Senti Alessia, ma tornerai a trovarlo, immagino. Sì, sì, abbiamo già un appuntamento, non giorno fisso, però già siamo d'accordo. Già sappiamo che ci vedremo. Sì, 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 sì. Allora, vediamo che avevo messo da parte una quantità di domande infinita di persone che avevano scritto e cominciamo. Che cosa ne pensate degli orgoniti? Delle orgoniti. Allora, orgoniti. Le orgoniti sono degli agglomerati, per spiegarvi, sì, anche belli da vedere, sì. Fatti di materiale metallico, trucioli più che altro, quarzo, chiusi dentro la resina, può essere cera d'api o di resina. Sì. Possono essere fatti in forme piramidali oppure in varie diverse forme, ce ne sono di molti tipi. Sì. Penso sì. che siano efficaci sì. per rigenerare sì. l'etere congesto. Va bene, allora io ho fatto molti test con le orgoniti e trovo che un orgonite può, da quello che risulta a me, poi altri possono aver avuto altre esperienze, un orgonite sicuramente può deviare la rete di Hartmann o le reti, i nodi patogeni. Questo di certo. I nodi patogeni sono dei reticoli che fuoriescono dal terreno, appunto parlavo di geoenergia, sì. e l'incrocio di questi reticoli può essere patogeno, può provocare delle malattie. Quindi, sì. Per esempio, uno che dorme sempre col mal di testa potrebbe avere un nodo di Hartmann o di Curry sotto il cuscino e quindi non riesce a dormire bene. Non se ne accorgerà mai se non cambia la posizione nel letto. Sì. Questi nodi sì. possono provocare malattie anche gravi o debolezza. I nodi di Hartmann e in Fausto, se sono dove teniamo il cibo, dove teniamo i medicamenti, o in qualsiasi posizione dove noi soggiorniamo a lungo. Si è frizzato. Ops. La rete. Ah, no, è tornato. E okay. ho visto che. Vai, vai, ho vai. Ho visto vai, che posizionando un orgonite sull'incrocio di questi nodi è come se la maglia si aprisse. Altri effetti io non ne ho visti, però. Mi riservo di farvi parlare con persone più esperte sulle orgoniti. Questo sì. è quello che senti, ma come li hai rilevati i nodi di Hartmann? Le bacchette, con le bacchette da rabdomante. Praticamente con un particolare tipo di bacchette e imparando a utilizzarle, però chiunque lo può fare, si può diventare sia rabdomanti che cercatori di nodi di Hartmann. Queste sono le mie che mi sono fatto io a mano. Ma c'è una spirale in più rispetto alle bacchette tradizionali. In che senso? Cioè, io non ho mai visto quel tipo di spirali sulle bacchette, su quel tipo di bacchette. Questa è una antenna particolare, è tarata per me, ma si può anche farla per chiunque altro. In pratica, dopo un po' di esercitazione, allora,
Uno prima di tutto deve imparare a camminare come una fotomodella senza ciondolare, quindi devi metterti dei libri in testa e non influenzare le bacchette. Quando hai imparato a camminare in questo senso, le metti al plesso solare e cammini comandando nella tua mente prima di partire di incrociarsi o di aprirsi quando trovano un nodo di Hartmann. La prima volta no, la seconda no, ma la terza volta tu cominci a vedere che le bacchette si incrociano senza che tu faccia nessuna tensione, si incrociano proprio nella posizione del nodo di Hartmann. Io ho scoperto di essere bravo quando ho fatto la ricerca in una casa a due piani e trovavo gli stessi nodi di Hartmann nel piano superiore e nell'inferiore, anche se era una casa vasta e complicata e non potevo orientarmi. Quindi con un po' di pratica tutti possono trovare i nodi di Hartmann e prendere provvedimenti. Per esempio, se ho il letto, come dicevo, sul nodo di Hartmann, non va tanto bene per la salute. Sì, senti, però questo mi fa venire in mente anche cioè una domanda, non so, una riflessione che è stata fatta dalla nostra amica Calogia che ci segue e che fa proprio il palio con le cose che ci siamo detti adesso. D'altra parte, siamo noi stessi antenne biopsichiche che in qualche Esatto. maniera vanno a completare il lavoro delle bacchette. Noi e l'interazione con le bacchette e l'interazione con il nodo creano quel sistema chiuso che poi interagisce e dà quel tipo di indicazione. Sì. E Ghina si faceva spesso fotografare in questa posizione che adesso non so se vedete, Aspetta che per la metto. prendere l'energia solare e l'energia terrestre con lo scheletro del corpo, un braccio sì o un braccio giù, per farsi Senti, attraversare. Marco, inquadra tuo zio e facci rivedere sta posizione. Come sta messo? Aspetta che. Ok. Aspetta che passiamo all'altra. Eccola là. Sì, perfetto. Ottimo. Ma che meraviglia. Allora, andiamoci a vedere qualche altra domanda. Questo è interessante. Buonasera, avete mai informatizzato con il suono le spirali? Cioè il suono e le spirali possono avere tra loro una correlazione per migliorare ulteriormente, che ne so, l'uso delle campane tibetane o delle campane di cristallo, irraggiando il suono di questi strumenti sulle spirali, apporta un vantaggio ulteriore. Non lo so, sto dicendo una stupidaggine. Può essere di sì, però la spirale è già completa, Ok. non ha bisogno di ulteriori Sì. aggiunte. Chiaro. Comunque qualsiasi cosa sia armonioso apporta beneficio. Teniamo presente che nella valvola dei terremoti, nel posizionamento delle antenne, noi mettiamo l'ottava musicale, quindi non è un caso, la musica ha a che fare con l'armonia, con il benessere, con l'equilibrio. Ok. Un'altra domanda che arriva sulla Genesa Crystal, no, Sì, Crystal, la sì. Cos'è Genesa. questo dispositivo? Non lo conosco, se ci vuoi dare qualche informazione in più. La Genesa è un dispositivo bioenergetico che viene prodotto da moltissime persone, è Sì. facile da fare, Ah, la Genesa, sì, come non la conosco, una serie certo. di cerchi, Sì, eccetera, eccetera. ce Io non. n'ho una puntata sulla testa. Sono Ah, detesta. stonato. Sì. Allora fa bene la Genesa, perché se tu hai la Genesa sulla testa e hai un canale così di successo, vuol dire che la Genesa è veramente efficace. Io non la utilizzo e non la realizzo Eccola qua. perché tendo a realizzare solo gli apparecchi inventati da Ighina. Oh, fantastica! E l'ho provata, non ho sentito granché, quindi preferisco utilizzare i miei, ma sono convinto che in qualche modo sarà efficace. Sì, infatti forse è lei che mi aiuta a tenere questi ritmi, perché se no non si spiega. Allora, chiedono, vabbè, una domanda per Domenico, un parere sui dispositivi, ma sono tutte cose che loro conoscono. Io, come si chiamano? Cemenite? Dispositivi cemenite. Ti ringrazio Mauro. Allora, la cemenite noi la stiamo provando. Dovete sapere che di centinaia di valvole che abbiamo, ne abbiamo una piccolina vicino a Rosignano che non funziona, una sola, non funziona. Non sappiamo se è un problema col cliente
o se è la macchina. Però io sono molto curioso e precisino e stiamo provando un sacco di altri dispositivi che io non avrei mai provato, tipo le cemeniti, che mi sembrava una cosa assurda, per vedere se riesco a ottenere l'effetto che ottengo con tutte le altre. Vi farò sapere in seguito, magari in un'altra puntata, cosa penso delle cemeniti. Per adesso sono neutro, perché fino a Ma poco tempo cosa fa avrei sono? applicato. Di cosa si tratta? Perché non ho proprio idea. Sono dei particolari materiali, non vi so descrivere nel dettaglio, che dovrebbero armonizzare, bloccare l'inquinamento, bloccare le scie chimiche, eccetera, eccetera. Bene, allora fatemi andare, vediamo se sicuramente ce li abbiamo. Fatemi andare sulla nostra piattaforma di WhatsApp, vedo qua, sono arrivate. Ecco qua. Ah sì, va bene, naturalmente qualcuno si preoccupa anche per Domenico perché dice tutelatelo, fate in modo. Francesco Serrata Grandosa, bisogna proteggere questi geni dai cattivi che vogliono oscurare il sole. Io L'avete ho un sentito? piccolo al porto d'armi, quindi non. No, l'hai sentita l'ultima follia di Bill Gates che vuole oscurare il sole per abbassare la temperatura del pianeta? Io ho anche fatto un post dove io con la valvolina lo riapro. Ah, Eh, certo. io, io ritengo che tutti noi, ognuno anche per conto suo, come sanno fare benissimo gli italiani, potremmo veramente cambiare il mondo. Sì. Nel DNA degli italiani, io a parte, ma non Sì. parlo di me, in generale nel DNA degli italiani c'è il genio puro, e quindi ognuno per fatti suoi Sì. potrebbe creare una confusione tale che il sistema non potrebbe mai e poi mai imprigionarci. Quindi faccio appello a quelli che hanno questa mentalità aperta di utilizzarla per cambiare il mondo, per far Bene. spuntare l'aria al bruco. Bene. Allora, è arrivata un'interazione fantastica, ce l'andiamo a guardare subito, la condividiamo perché c'è qualcuno che sta usando le due macchine e ce l'ha voluto condividere. Andiamo a vedere, confermo, in quanto naturalmente io vedo il nome, ma non il numero, ma lo lascio in anonimo, confermo in quanto possessore della valvola antisismica installata in giardino, il clima dell'ambiente circostante e in abitazione è di benessere totale, riferito da tante persone che si presentano da me, sono adatte. Andato direttamente da Andato. Domenico, sì, andato direttamente da Domenico a tirarla nel suo laboratorio, ad attivarla, a ritirarla dal suo laboratorio. L'avevo preparata appositamente per me nel lontano 2018 e mi ha rilasciato un certificato che specifica che tale installazione è un'opera artistica, anima squisita e solo felice di rivederlo in forma più che mai. Giovanni San Donato del Piave, ovviamente possiedo sia Erim che Helios. Buona serata a tutti. Adesso andiamo a guardarci che meraviglie che ha a casa questo signore. Naturalmente, eccole qua. Ci ha mandato anche le foto degli apparati che ha in custodia a casa e che sta usando. Ecco la valvola installata nel giardino. Taglia Bellissima. l'erba, Giovanni. Taglia l'erba. Tienila un po' più, quella vegetazione è incredibile, ma quella se anche la vegetazione risente dei benefici, quella cresce in una settimana e ritorna a Anche la foresta. neve si scioglie prima, nei pressi della valvola, inspiegabilmente la neve si scioglie prima. Dice qua anche il gatto, anche i gatti apprezzano, fantastico, bellissimo, bellissimo. E Grazie, insomma, Giovanni. insomma, di queste valvole ce ne sono parecchie in giro. Sì, vediamo i risultati. 104, la prossima va a Lipari. Ah, bella. Bello, bello, bello. Allora. Allora, ma domanda, ma non potremmo diventare, la facciamo vedere, dai, non potremmo diventare noi stessi senza avere come intermediario il macchinario a diventare queste antenne di energia? Domanda, naturalmente. Cioè, non possiamo noi stessi trasformarci in qualche maniera in queste antenne? Credo di sì, ci vuole l'ascensione, però non è facile Con calma. Sì, avere ci vuole una un'evoluzione nostra, certo, chiaro, chiaro. Allora.
Tiriamo le somme, hai parlato, hai accennato a questa energia che viene, questo irraggiamento, radiazione che viene dalla Terra, hai accennato all'etere, hai accennato a, come dire, l'armonia, alla scienza del ritmo. C'è qualcosa, hai scoperto una legge, una regola, un principio sottostante che lega tutte queste differenti aspetti, sono aspetti differenti della stessa energia? Che idea ti sei fatto? Sono aspetti, manifestazioni differenti dello stesso principio unico, creativo? Cioè, che cosa sta accadendo intorno a noi? Questa energia parte dall'etere. Ecco, l'etere è il mattone o la colla della materia su cui poi si creano tutte le forze, la forza atomica debole, quella forte, la gravità. Tutte le forze partono dall'etere. L'etere è l'energia più sottile, questa che possiamo manipolare sia con i pensieri, con le frequenze dei numeri, delle lettere. Qualsiasi cosa può essere manipolata perché a livello sempre più sottile è etere. E l'etere è il mattone di ogni materia. Con questo mattone si può costruire qualsiasi cosa. In futuro si potrà costituire, se non si è già costituita, l'energia libera, potrà creare benessere per tutti, fino a quando non riusciremo a eliminare questi che hanno messo contatori dappertutto, non sarà possibile. Però ripeto, nel genio italiano c'è la possibilità di realizzare tante cose e partendo dall'etere. Ma sai che la fisica moderna non accetta l'idea dell'etere ancora? Ma ci sono molti fisici che si stanno orientando. Vabbè, sì, certo. Possibilità. Negli ultimi anni hanno. Todeschini, per dirne uno su tutti, insomma, lui aveva elaborato proprio. Todeschini, certo. Era più meritevole lui del premio Nobel di altri. Elaborato delle teorie molto interessanti che riguardavano anche l'anima. Bisogna ripartire dagli anni 20, quando è iniziata la rivoluzione industriale, e evitare di mettere un contatore a queste cose e sfruttare l'energia terrestre e solare per ottenere beneficio per tutti. Chiaro. Senti, non dobbiamo quindi sperare o pensare che le future macchine elettriche cambieranno la mobilità, non mi pare che andiamo lontano con questi dispositivi. Assolutamente no, è un passaggio. È evidente che il futuro, per quello che riguarda l'industria e le loro intenzioni, è l'idrogeno, ma c'è un passaggio obbligato nelle macchine elettriche. L'idrogeno funziona, uno dei primi esperimenti che ho fatto è la cella di Joe. È una cella elettrolitica ad acqua e funziona, ho visto l'effetto dell'idrogeno. Fino adesso ci hanno spaventato con la pericolosità dell'idrogeno. Io avevo due celle in casa, non adesso nulla. Con l'idrogeno si potrà costruire il futuro della macchina. Però c'è un passaggio che riguarda l'economia, le royalty, gli investimenti, che ci obbliga a comprare per un po' le macchine elettriche, ma il futuro è la macchina ad acqua. Sì. Allora, guarda, io lavoro Già dicendo in modo esplicito, scusami, sì. Adesso, cioè, io ho assistito personalmente a questa, anche in ambiti, come dire, già di un certo tipo lo stanno ammettendo, quindi è una cosa prossima sicuramente. Sì. L'acqua è, io 10 anni fa, 15 anni fa facevo i primi esperimenti con le celle di Joe e ho visto io funzionare un tagliaerba senza benzina. Sì, no, ma è sicuro. Guardate, infatti, per un periodo della mia vita è il tema cruciale comunque dei prossimi anni. Per un tempo della mia vita ho lavorato per un'azienda tedesca e gli colleghi, quando tornavano dai viaggi in Germania, a Monaco, in aeroporto, mi dicevano che lì, però all'interno dell'aeroporto, quindi mezzi di servizio, andavano tutta di idrogeno, cioè gli autobus, le macchine di servizio. Però dentro la struttura, mi sto parlando del 96-97,
per cui dentro la struttura c'era un, diciamo, un posto che forniva l'idrogeno a questi mezzi, non andavano fuori, però la tecnologia è già vecchia per far andare le macchine di idrogeno, voglio dire, già funzionavano 20 anni fa, 22 anni fa, figuriamoci adesso. Appunto, è un problema di altra natura, non di tecnologia. Bene, che dire, Domenico, è stata una puntata fantastica, hai avuto un indice di gradimento altissimo, è chiaro che noi domani stamperemo la copertina di questa live, dovrai tornare necessariamente per aggiornarci ancora sulle tue ricerche, sulle tue invenzioni. Mettiamo adesso in descrizione, ti si può contattare per scriverti. Ecco, rifacciamo vedere assolutamente il sito, dai, ci ritorniamo perché sicuramente merita. Allora, da qualche parte qua sicuramente ci sarà anche il modo per contattarvi. Vediamo. Puoi scrivere la mail sulla pagina? Sì. La mail l'abbiamo messa sotto il link di YouTube, per cui quella è già disponibile e anche, credo, forse il sito abbiamo messo. Sì. Beh, la mail comunque è altrascienza@gmail.com. Benissimo. Allora, potete scrivere in maniera tale, poi avete notato una cosa abbastanza incredibile, che io e te, Francesco, senza metterci d'accordo, ci siamo vestiti esattamente con i colori dell'Erim. Brava, sì, è vero. Dai. Manco lo sapevamo. Davvero. Guarda, lui è giallo, lei è azzurro. Vergognatevi. Ma poi di quel giallo e di questo. Siete dei complottisti. Siamo dei complottisti, siete arrabbiatisti, complottisti. Tutto. Ma bellissima, non l'avevo notata questa cosa. Brava, ma Alessia è, come dire, Alessia, devo dire, mi sto scrivendo con tua zia. Che tu lo sappia, mi sto scrivendo. Oh, signore, ci stiamo scambiando di messaggi. No. Lo diciamo, vabbè, ci stiamo facendo apprezzamenti reciproci, io per la nipote e lei per il canale, quindi va bene così. Perché c'ho la zia di Alessia ci segue sempre. Lo ringrazio segue molto per sempre, esattamente. Sì. Grazie a te, Domenico. Grazie Francesco, molto in gamba, Alessia fantastica. Allora, prima di chiudere però dobbiamo ringraziare Marco, che a questo punto ti devi far vedere perché naturalmente... Allora, aspetta, dov'è? Marco, ecco. Ah no, stai girando, allora vieni qua, va benissimo. Ah. Cioè, no, va bene, ecco di qua. Grazie, sei stato fantastico, abbiamo aperto, come dire, la via ad una nuova modalità di far vedere in diretta. Cioè, sei stato l'operatore mobile perfetto per questo tipo di trasmissione, grande, grazie. Oh, grazie a voi. Ma lo potevamo fare con voi perché siete, come dire, persone che si adattano, che hanno capacità subito di inventare soluzioni funzionali al problema, eh? L'abbiamo fatto con grande piacere. Grazie Marco, veramente gentilissimo. Bene, allora a questo punto che dire, è stata una serata fantastica, mi sono stradivertito, grazie Alessia per averci dato questa opportunità, grazie Domenico per averci dato l'invito, dovrai necessariamente tornare in ottobre, facciamo una serie di appuntamenti con te e magari scendiamo sempre di più nello specifico, a cominciare magari dalla valvola per i terremoti, ci spiegherai un po' di più tutti i benefici, cosa servono, insomma, magari ci porterai a vedere qualcosa sparso in giro, nel senso che ci darai indicazioni. È installata qua, c'è questa persona che ha piacere a testimoniare l'esperienza che ha fatto, tanto tu i contatti ce li hai e possiamo fare una puntata ricca ogni volta su un apparato nello specifico. Ti dico già che ti contatterò perché sono interessantissimo a in qualche maniera trovare una soluzione funzionale per quello che è quel mio ambiente di lavoro e ridurre l'irraggiamento elettromagnetico che comunque qui c'è, non è che non c'è, non l'ho mai misurato nello specifico, però sicuramente ci sarà. Dopo 8 ore che stai qui, insomma, la sera sei un po' stordito. Va bene. Ringrazio tutti gli utenti che hanno partecipato, vi abbraccio tutti singolarmente, vorrei farlo veramente, e abbraccio voi, grazie. Grazie. Bene, allora noi ci vediamo domani. Abbiamo ancora un doppio appuntamento alle 18 e alle 21. Alle... No, scusatemi, non sono alle 18 domani, sono
dobbiamo pure vedere tutte le presentazioni, ne abbiamo cose da farvi vedere, quindi ci sarà necessariamente la necessità di fare un'altra puntata. Comunque domani alle 17.30, però ve lo dico, se non succedono problemi, può darsi che abbiamo l'opportunità di avere in collegamento Vincenzo Lorusso, che in questo momento si trova in Donbass, e insieme a Paolo Senzini facciamo un'intervista per capire che cosa sta succedendo, al di là delle ipocrisie e delle finzioni che i media in Occidente ci stanno propinando. Quindi abbiamo gli occhi e la voce per raccontarci direttamente dal quel posto cosa sta succedendo, perché naturalmente lui è un cronista, un po' come Giorgio Bianchi, abbiamo avuto qua insieme tra l'altro ad Alessia, e dalla sua viva voce ci racconterà quello che sta vedendo e come stanno andando le cose. Questo alle 17.30, poi alle 21 non ho fatto in tempo a fare la copertina, oggi mi sono preso un altro giorno di mare, scusatemi, però insomma ho bisogno anch'io di ricaricarmi, la farò domani. Torna Nicola Bizzi e l'intervista la facciamo insieme all'amico Giulio Candiolo. Alle 21 Nicola Bizzi e domani alle 17.30 in collegamento diretto con il Tobas. Vi ringrazio e come al solito vi abbraccio tutti e ci lasciamo col nostro grido di battaglia. Alessia! Siate guerrieri e restate guardinghi. Sempre. Un abbraccio Domenico, grazie, ti voglio bene. Buona serata. Ciao.